Il Catania supera di slancio anche il Licata al Massimino al termine di un match che gli ospiti sono a fatica riusciti a tenere in bilico sino a metà ripresa. Il 4-1 finale manda in visibilio il pubblico del Massimino, il Catania vola più 14 sulla seconda in classifica, vista la concomitante sconfitta interna della Lamezia. Adesso due trasferte all'orizzonte per gli Atenei, prima sul campo della Vibonese e poi a Castrovillari. Ascoltiamo il post partita con il mister del Catania a Ferraro e a seguire Mattia Vitale e Marco Palermo. Diciamo siamo partiti bene con la gamba, con la voglia, con l'entusiasmo, come in tutte le squadre di calcio succede un periodo di assestamento, no? Noi siamo passati in questo periodo dopo 10-12 partite, abbiamo passato un mese forse non di una grande brillantezza mentale, fisica, pure di giocate, di condizione, come in tutte le squadre di calcio può succedere, però siamo stati bravi dal Trapani, soprattutto nella sosta natalizia, di recuperare a livello di energia mentale e fisica, perché poi alla fine è vero che siamo qui a Catania, però il Catania bisogna sempre vincere, non bisogna mai guardare la classifica, non solo bisogna vincere, bisogna pure giocare bene. A volte secondo me nel calcio sono una volta gli avversari e succede anche una squadra che non sta in un momento di brillantezza può succedere delle prestazioni, però la risposta migliore l'abbiamo dato in campo con la prestazione e con i risultati. Io cerco ogni partita di dare il massimo, migliorando partita dopo partita. Non penso al futuro né al passato, cerco solamente di migliorare tutti i miei punti deboli. Sì, diciamo che non sono mai arrivato a segnare 4 gol, anche perché diciamo che in passato ho sbagliato tanto. Però dietro questi gol e questi inserimenti c'è il lavoro che facciamo con i mister durante la settimana. Per fortuna sta andando bene e spero di continuare così.